Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dopo un po' di assenza da parte mia, eccomi qua. Diciamo che ho deciso di riregistrare qualcosa per dirvi che sarò al concerto di Serge Tankian il 15 di ottobre all'Alcatraz di Milano. Allora, come tanti altri pazzi, direi, saremo lì dalle prime ore della mattina. Dai, forse un po' più tardi, però dai, bene o male, l'orario è quello. C'è chi arriva alle 9 di mattina, c'è chi arriva alle 10, c'è chi arriva alle 11 e poi ci sono quelli dell'ultimo minuto che arrivano all'apertura dei cancelli, più o meno. Tranne, ok, chi per lavoro, chi per altro, però. Meno male, dai, siamo scandagliati per bene. Poi c'è chi, come me, deciderà di restare là praticamente la notte a Milano. Vabbè, dai, ci sarà da divertirsi, mettiamola così. Poi vedremo un po' da farsi, se avremo un po' di fortuna magari di incrociare, non dico Sergi, però magari Lizza, gli FCC, insomma, non sarebbe male. Non sarebbe per nulla male. Diciamo una piccola ciliegina sulla torta. Ritornando al concerto, il concerto sarà del tour dell'album Harakiri, che è il nuovo album di Sergei Tankian. Un album l'ho ascoltato giusto una ventina di volte nell'ultimo periodo, tratta argomenti particolari, infatti Sergei Tankian stesso lo definisce un concept album, non è solamente un album fine a se stesso. Ogni canzone va a toccare tematiche ambientali, sociali o comunque personali abbastanza forti. Non è un album semplice, non è un album facile, e dai commenti che ho letto in giro di fans, cose del genere, può essere anche magari difficile da apprezzare ai primi ascolti. Questo perché certe sonorità, certe sfumature della musica, per capirle davvero, devi ascoltarla più di una volta la canzone. Almeno io sono convinta di questo. Dell'album, la canzone che mi ha colpito di più. Bella domanda. È bellissima sia Rakiri, per il concetto stesso che ha al suo interno, sia a livello musicale, Butterfly. E poi ce ne sono parecchi di belle. Però diciamo quelle che mi hanno colpito di più sono Butterfly ed Rakiri. Quella che spero vivamente che faccia il concerto, oltre ad Harakiri ovviamente, so quasi per certo che farà Sky is Over. E beh, spero bene che faccia meno Elias. Sarebbe bello, mi piacerebbe da morire che lo facesse, ecco. Poi mi basta sentire lui, sentire anche Ibiza. Perché anche i Beats spaccano, c'è poco da fare. Hanno un suono che va dall'arabeggiante ai ritmi più zingari di quelle zone, delle zone dell'Armenia, proprio i loro suoni, ha una quantità di folklore all'interno della musica dei Beats che mi fa venire la pelle d'oca, quindi penso che ci sarà da divertirsi parecchio al concerto. Quello che spero è che, ok, sì, si poghi allegramente e tutto quanto perché ci sta, ma piace il pogo, ma vorrei stare al transenne questa volta, quindi non mi ammazzate. Se qualcuno che mi sentirà questo podcast, viene al concerto di Sardi, e insomma, se vedete una ragazzetta con la maglietta dei Joyless Jokers, sono io e vedete di non uccidermi, grazie. Detto questa piccola supplica ai signori pogatori, ai signori vichinghi dei concerti, penso che posso chiudere, penso di aver fatto ridere qualcuno senza fare nomi. Ciao ragazzi, ci vediamo il 15 ottobre a Milano. Ciao!